Ciao, ciao a tutti e buonasera, ben arrivati alla nostra diretta. Come va? Spero bene. Il caldo si fa sentire, ma noi ce la mettiamo tutta anche per fare delle preparazioni gustose e anche, diciamo così, alternative. Vediamo la ricetta che ho scelto oggi pensando alle verdure che avevo in casa senza doverle acquistare. Ho pensato, avendo melanzane e zucchine, di fare delle polpette. L'unica variante, se poi ovviamente noi sappiamo sempre che ci piace variare, è che non metteremo le carote. Quindi, come sempre, vi mando un bacione a tutti gli amici di Facebook, Instagram e YouTube. Iniziamo subito con la nostra bella preparazione. Allora, prima cosa da fare, ci andiamo a guardare gli ingredienti perché abbiamo bisogno di capire se, come in questo caso, necessitiamo di parmigiano, ok? Quindi ci chiede prezzemolo, un rametto di prezzemolo, dell'olio extravergine, dell'aglio, delle melanzane, delle zucchine, quindi 200 g di melanzane, 200 g di zucchine, 200 g di carote, prevedeva la ricetta. Invece ne metteremo 300 di melanzane e 300 di zucchine. Del sale, poi abbiamo bisogno di 200 g di pan grattato, 40 g di parmigiano, 4 uova sono troppe. E quindi ne mettiamo di meno e poi olio per la frittura se le vogliamo friggere oppure carta da forno per andare in forno. Visto che il parmigiano non ce l'ho grattato, inizio nell'andare direttamente a capire quanto parmigiano e pecorino mi chiede in totale 80 grammi, io metterò solo parmigiano, me lo vado a praticamente tritare insieme al mio prezzemolino. Quindi mettiamo all'interno del nostro boccale delle foglie di prezzemolo lavate ed asciugate come sto facendo io in questo momento. Poi dobbiamo mettere 40 g di parmigiano e 40 g di pecorino, ma noi adesso mettendo qua nei tre puntini in alto la bilancia, andiamo praticamente a mettere 50-60 g di parmigiano, eh? Quindi andiamo ma perché il pecorino non ce l'ho, quindi perché sicuramente è più saporito, eh? Quindi andiamo a grattare il tutto, quindi posizionando il misurino ce ne andiamo per, aumentiamo leggermente il tempo, 6-7 secondi quando grattiamo il parmigiano a velocità 8. Quindi abbiamo utilizzato il bimby in maniera intelligente perché ci serviva anche la grattugia. Adesso ce lo trasferiamo così in una parte. Vedete che bello? E quindi se vogliamo averlo più fino possiamo anche arrivare a velocità 10. Ripeto il passaggio, eh? Quindi durante il prezzemolo, se non avete il parmigiano grattugiato e il pecorino, mettete insieme e andate a grattarli. Quindi dopo non dovete sciacquare il boccale nuovamente quindi andiamo avanti, mettiamo all'interno del nostro boccale 40 grammi di olio. Eccolo qua. Perfetto. Poi andiamo ad aggiungere, qui ci chiede due spicchi d'aglio, ma sono un po' troppi, quindi altrimenti dopo non possiamo più avere una vita coniugale normale che ci si scoppia. Andiamo a mettere uno spicchio d'aglio, possibilmente andate a togliere l'anima, che è la parte che ci dà più difficoltà nel digerire il nostro aglietto, e ve la faccio vedere, eccola qua, andando a togliere questa parte qui, che è quella che ci dà più problemi nel digerirlo. Eccolo, tolto, vedete? Lo togliamo. Lo mettiamo giù. Andiamo a posizionare il misurino e ce ne andiamo per 3 minuti 120 gradi velocità 1. Andiamo a vedere la nostra anteprima perché se vediamo qua in alto nel nostro display c'è scritto anteprima. Quindi ci chiede, va bene, una volta di togliere l'aglio, di tagliare le melanzane, di tagliare le zucchine, di tagliare le carote laddove le volevamo mettere a tocchetti di 1 cm. Quindi adesso mi porto avanti con il lavoro. E me ne vado a tagliare queste belle verdurine, che però abbiamo detto facciamo come al solito una nostra variante, perché non metteremo le carote, non ce l'avevo, però avevo zucchine e melanzane. È anche un modo per avere delle polpette diverse dalle solite,
e sicuramente anche per non sprecare gli alimenti che abbiamo in frigorifero. Se volete potete utilizzare anche queste di melanzane, anche queste nere, quelle che avete in casa, ok? Quindi decidete anche in base alle verdure che utilizzate, ma quelle che avete soprattutto in casa, Le polpette di melanzane soltanto le ho già fatte, quindi se le volete andare a rivedere vi sensibilizzo come sempre di andare sul mio canale YouTube Bimbi Come Fare, dove avete la possibilità di riguardare tutte le ricette che sono state caricate fino ad oggi. Noi queste le friggeremo, diversamente le potete mettere al forno, ma qualcuno l'altro giorno mi ha fatto sorridere dicendomi che se accende il forno il marito gli prepara il divorzio, quindi magari le possiamo friggere. Si potrebbero anche cucinare a varoma, però considerate che è tutto un cibo abbastanza morbido, che non è sbagliato, però lì è anche una questione di gusto. Se le volete cucinare a varoma, ben venga. Il Bimbi in questo momento non riscalda, quindi ci sta. Quindi mi sto portando avanti con il lavoro, perché in totale metteremo 300 g di melanzane e 300 g di zucchine. Il fiore lo mantengo, perché di certo non farà male. Togliamo giusto questi che sono, eccoli, fatto. E ce ne andiamo a tagliare anche queste. Ci dice circa un centimetro. Nel frattempo nel Bimbi stiamo facendo il cosiddetto soffritto, se lo vogliamo chiamare soffritto, ma sappiamo tutti che l'olio a 120 gradi è un olio caldo non fritto, che ci mantiene le proprietà, quindi che ci fa bene anche allo stomaco. Mi porto avanti, perfetto, il fiore lo manteniamo. E quindi voilà, una preparazione alternativa anche per variare e per non mangiare sempre la carne, anche per i nostri amici vegetariani. Ok, perfetto, anche queste sono pronte, aspettiamo soltanto, ecco che il Bimbi suona e ci siamo, e andiamo avanti. In questo momento ci dice di poter eliminare l'aglio se non ci piace. Vi faccio vedere però come abbiamo bello soffritto, lo vedete come fa tutte quelle bollicine intorno all'aglio? Ok, noi adesso lo togliamo giusto per dargli sapore. Ok, perfetto, abbiamo tolto. Si va avanti e mettiamo giù 300 g di melanzane, non 200 come ci chiede la ricetta, perché non metteremo le carote. Così ce ne mettiamo un po' di più. 300, sono un po' di più ma non guastano, non vi preoccupate, non andranno a male. Andiamo avanti, mettiamo 200 g di zucchine, ma noi ne metteremo esattamente 300, e in più mettiamo anche i fiori, voilà, le carote no perché non ce le avevo, un cucchiaino di sale, aspettate che mi faccio spazio, sale quanto basta, noi ce ne mettiamo adesso un cucchiaino, olè, così. E andiamo praticamente a chiudere il tutto e ce ne andiamo in cottura per 10 minuti, 100 gradi, velocità 1. Ma guardate un po', facciamo un semplice cambio boccale e le nostre verdure sono cotte. Guardate, vi faccio vedere, prima di cuocere, eccole qua, passati 10 minuti, questo è il risultato che otteniamo, va bene? Andiamo al passaggio successivo, perché noi l'abbiamo bypassato questo. Ci dice adesso di ruotare la manopola per 10 secondi a velocità 6, perché andiamo a tritare il tutto, Perfetto, lo guardiamo, vediamo se ci piace. Olè, adesso è caldo, considerate che questo è un impasto caldo e quindi non lo possiamo lavorare subito, però intanto andiamo avanti. Ci dice di riunire in fondo con la spatola e noi lo facciamo. Poi ci chiede di mettere giù 200 g di pangrattato, 250,
più quanto basta, nel senso che possiamo vedere se l'impasto è troppo molle. 250. Poi ci chiede l'aggiunta delle uova, ma considerate che diciamo, è un po' eccessivo la quantità che ci sta chiedendo, perché ce ne chiedeva 4 di uova. Qui ci chiede di mettere il pecorino e il parmigiano e il prezzemolo tritato che noi abbiamo fatto tutto insieme. Quindi portiamo giù, che avevamo grattato prima, no? Perché non ce l'avevamo grattugiato, e quindi abbiamo praticamente passato un passaggio, saltato il passaggio, quello magari di tritarlo poi, e non avevamo il boccale pulito. Mettiamo 4 uova, no, come vi ho detto sono troppe, ma ne mettiamo 2 controllandole. Quindi ce le apriamo qua. Sono troppe 4 uova. Una e due. Quindi controlliamo sempre, così facciamo attenzione a questo passaggio che è importante. Posizioniamo il misurino e andiamo a impastare il tutto per 30 secondi antiorario velocità 5. Nel frattempo io qua vado ad accendere il gas, perché ho preparato già, guardate, la friggitoria, quindi adesso intanto accendo il gas. Qua siamo. Ole, perfetto. Stiamo impastando. Ole. E vi prendo già mezza dose di un impasto già pronto, perché non potevamo aspettare il raffreddamento, Quindi guardiamo, andiamo a clic su avanti. Allora, ovviamente, come già detto, è un impasto troppo caldo da poter lavorare. Quindi che facciamo adesso? Ce lo andiamo a mettere in un piatto e lo lasciamo raffreddare. Ma io già ne ho preparato una dose da farvi vedere subito, perché adesso è troppo caldo per poter fare le polpette. Non abbiamo la manualità giusta per poterci lavorare su, e quindi aspettiamo un attimino, Va bene? Voilà. Perfetto. Poi potete assaggiare, vedere se sta bene di sale, diversamente fate sempre in tempo ad aggiungerlo. Quindi questo adesso noi lo lasciamo raffreddare, ma ce ne prendiamo un altro. Eccolo qua, vedete? Pronto già all'uso. Le uova adesso le possiamo anche lasciar perdere, là non ci danno fastidio, però ok. Prendiamo un piattino, perché abbiamo bisogno di mani unte e quindi di acqua. Le bagniamo semplicemente, un piattino per mettere il pan grattato. Quindi due piattini. Nel frattempo io sto praticamente di là mettendo l'olio in caldo. Vediamo qualcuna, Il mio pan grattato è molto scuro perché uso quello, diciamo così, non lo compro, lo faccio con il Bimby, con il pane avanzato. Mi bagno le mani con l'acqua, prendo un pochino dell'impasto, poi dipende dalla grandezza che preferite, e date praticamente una forma come alle polpette. Le passate velocemente in pan grattato. Se volete potete anche passarle nell'uovo e poi nel pan grattato, ok? E poi decidete se cucinarle diciamo così, come dico io, in friggitoria oppure sul forno. Prendiamole già pronte, così evito anche questo. Quindi avete capito che per circa 2 settimane a casa mia mangeranno le polpette di melanzane. Scherzo, le congelo, guardate, pronte all'uso, guardate quante belle, voilà. Pronte per andare in friggitoria. Andiamo a vedere. Ce ne andiamo a mettere qua. L'olio è pronto e le caliamo giù. Aspettate che mi appoggio, altrimenti faccio un casotto. Perfetto. Almeno ne friggiamo un paio, Le vediamo insieme.
È una variante, ma insomma anche per eliminare quelli che sono gli eccessi di verdure che magari ci stanno in frigorifero da un po' di giorni e non sappiamo come destinarle, no? Quindi questa potrebbe essere un'alternativa. Ripeto, ci sono degli ingredienti semplici, perché considerate che io ho fatto come al mio solito una variante, non ho utilizzato le carote, ma ho utilizzato praticamente 600 grammi di melanzane e 600 grammi di zucchine. E abbiamo messo tutto parmigiano, quindi mi sono fatto un po' come lockdown, insomma, mi sono consumata quello che è gli ingredienti del mio frigorifero. Quindi poi abbiamo messo 60 grammi di parmigiano, ma ne potete mettere anche di più, uno spicchio d'aglio, 50 grammi, 40 grammi di olio d'oliva, sale quanto basta, 250 grammi di pangrattato. E l'altra cosa che abbiamo praticamente un po' variato è la quantità delle uova, perché ne abbiamo messe due rispetto che a quattro. Lasciatelo raffreddare l'impasto perché non è in grado di poter lavorare quando è caldo, quindi lo lasciate raffreddare, lo potete preparare anche il giorno prima se vi fa comodo, E poi una volta che si è raffreddato, gli andate a dare la forma. Io l'ho passato soltanto nel pangrattato, ma voi volendo potete anche fare un'altra variante, cioè quella di mettere prima nell'uovo e poi nel pangrattato. Fritte con olio abbondante e o diversamente in forno per circa 10-15 minuti, ventilato o statico, quello che avete, insomma, utilizzate quella a 180 gradi. Se le volete cucinare a varoma, ovviamente non avranno la stessa consistenza della polpettina fritta, ma andate tranquillamente anche ovviamente quando già siamo arrivati a temperatura varoma, quando siamo arrivati a temperatura varoma, possiamo tranquillamente cucinarle per 15 minuti, perché le verdure sono già cotte. Ok? Tanto poi vi metterò tutto sotto nei link, non vi preoccupate anche per gli ingredienti, Se vi è piaciuta, grazie per i like. Potete anche salvarla la ricetta, quindi magari condividendola con chi resta nella vostra bacheca. Adesso le andiamo a scolare, queste le mettiamo di qua. E quindi spero anche per oggi di avervi dato un'ottima idea per una preparazione alternativa. Poi io quando le faccio ne faccio sempre un pochino di più da congelarle. Ancora questa parte non è proprio pronta, lasciatele non troppo a fuoco alto, altrimenti vi si brucicchiano. Ok, se volete potete anche iscrivervi alla mia pagina Instagram, dove troverete il reel di queste ricette, cioè cortometraggi di circa 90 secondi. Perfetto, è arrivato il momento di tirarle su. Ecco. Le andiamo a mettere in un vassoio con della carta assorbente. E poi piano piano le friggete tutte, ovviamente. Adesso ne apriamo una per vedere all'interno com'è. E poi piano piano me le friggo. Ok. Andiamo di qua. Questa potrebbe essere buona anche accompagnata con una bella maionese, che non guasta. Prendiamone una, adesso l'apriamo e vediamo insieme com'è. Non l'assaggio altrimenti mi scotto, però almeno lo guardiamo. Quindi, piatto, polpettina di melanzane e zucchine e andiamo a tagliarla. Vediamo un po' se ci piace. Beh, io direi proprio di sì, Quindi, l'assaggio, l'assaggio, altrimenti voi non mi credete sulla parola, Mo' mi scotto, vediamo un po' così. È buona e buonissima, certo, troppo calda adesso, però via, ce la possiamo fare, quindi anche per oggi. Io spero di esservi stata di compagnia, ma anche di avervi dato qualche consiglio in più per la vostra cucina. Grazie per la vostra presenza, ci vediamo alla prossima diretta da Teresa e Bimbi Come Fare. Ciao ciao!